questa associazione nasce nel 1984 per volontà di un gruppo di giovanissimi, però coadiuvati sempre da persone sensibili che ci hanno dato l'aiuto e l'incoraggiamento necessario per andare avanti in queste iniziative. E nacque proprio come un laboratorio musicale, per la verità. Poi dopo si è allargata nelle varie attività e oggi conta 4-5 sezioni importanti: letteratura, storia, tradizioni popolari, c'è un laboratorio teatrale, c'è un laboratorio musicale ed è anche casa editrice. Abbiamo pubblicato diverse pubblicazioni. La nostra iniziativa nacque ispirandosi a due personalità della nostra cultura e del territorio: Maria Luisa d'Aquino, che era poetessa e scrittrice, e che era la madre del maestro Gianfranco Lombardi, qui presente, e poi l'indimenticabile Don Nicola Vigliotti, al quale io mi sono ispirato molto, mio maestro, ma maestro di tante persone presenti qui tra il pubblico, e infatti colgo l'occasione per salutare tutti gli ex Sodini che sono qui. E quindi anche grazie, diciamo, alla sua collaborazione che questa associazione poi si è sviluppata nel tempo e dura da 31 anni. E poi dopo, ecco, il grande sogno che diventa realtà, l'orchestra stabile Ars Nova Laurenzi, che si compone di tanti musicisti presenti sul territorio, diplomati e diplomanti nei vari conservatori e a volte, ecco, si avvale anche dalla collaborazione di maestri importanti. Chiaramente non potevamo non avvalerci della consulenza di uno dei più grandi musicisti d'Italia, che è Gianfranco Lombardi, qui presente. E invece abbiamo affidato la direzione musicale di quest'orchestra al maestro Massimo Dorsi, qui presente, e la direzione artistica al maestro Sara Santillo, anche lei qui presente. Allora, Presidente, prima però di invitare qui sul palco anche i collaboratori e di parlare anche un po' con loro di questa orchestra, noi abbiamo preparato una videoclip anche perché siete un'orchestra di circa 30 elementi, se non dico male, ecco, era quasi impossibile, diciamo, metterli tutti insieme visto il periodo, ci sono le ferie, insomma, e tant'altro, però abbiamo questa videoclip che potremo guardare tutti quanti insieme, noi ci mettiamo su un lato del palco lasciando libero il video, così possiamo vederle insieme. Prego, regia. Thank you.
da Cavalleria Rusticana a Salova Laurenzio segue il Carmelo, maestro. Prego, Presidente, è incantevole veramente quello che abbiamo appena visto, ma soprattutto ascoltato. Quanto è bello quando si percepisce che la musica riesce a dare ecco, quasi voce a tutti gli stati dell'animo umano, no? E questo è stato veramente bellissimo. E di questa videoclip però io vorrei parlare anche con i vostri collaboratori, che sono il direttore musicale dell'Orchestra Stabile, il maestro Massimo Dorsi, e il direttore artistico, la maestra Sara Santillo. Accogliamo anche loro con un applauso qui con noi. Buonasera, premio Anselmo Mattei vi dà il benvenuto. Allora, abbiamo detto tutto con il nostro presidente, abbiamo avuto questa bella presentazione della vostra volontà, dello spirito che vi incita, ma anche dalle vostre parole io volevo sentire anche le emozioni di ricevere questo premio e parlare anche un attimo di questo filmato che abbiamo appena visto, perché a parte la musica è incantevole, ma vorrei sapere, per una curiosità mia e credo anche del pubblico, dove è stato realizzato, perché ho visto dei posti veramente molto belli. Buonasera a tutti e grazie all'ente per averci concesso questa onorificenza veramente importante. Le registrazioni sono state effettuate a Cerveto Sannita, al
Palazzo del Genio, San Lorenzello, la chiesa la congrega della sanità, e infine l'ultimo pezzo, la Cavalleria Rusticana, al Castello di Faicchio, pochi giorni fa, il 29 giugno dell'anno scorso. Voglio rubare un attimo, un secondo, per così vi impegno tutti e due qui, visto che non c'era la possibilità questa sera per le tante assenze degli elementi, allora promettiamo insieme al direttore musicale, insieme al direttore artistico, di venire qui con tutta l'orchestra e fare un concerto per omaggiare ancora una volta Anselmo Mattei. Vabbè? E ogni promessa io credo che sia debito, anche la non voglio togliere voce alla signora che sicuramente vorrà almeno salutare il nostro pubblico. Volevo ringraziare Alfonso che ci ha dato questa grande possibilità, un progetto ambizioso, però ce la mettiamo tutta, e i ragazzi che con il loro impegno assiduo ogni sabato provano per tante ore con noi. Grazie, grazie di cuore. Sì, volevo salutare e ringraziare i componenti dell'orchestra, ce ne sono almeno una decina, ho visto qui. Presenti in sala. Vi salutiamo, li ringraziamo perché questo premio che sta per essere conferito è anche e soprattutto merito vostro. Il merito è proprio quello di celebrare le nostre specialità e soprattutto la nostra bellissima terra. E per premiarvi potevamo scegliere personaggio migliore? Assolutamente no, non credo, perché parliamo di un musicista, arrangiatore e direttore d'orchestra. Ha iniziato la sua attività come bassista nel gruppo dei Ribelli di Adriano Celentano, entrato a far parte dell'orchestra di Ornella Vanoni, con cui ha collaborato in brani famosi, con la partecipazione di Vinicius De Moraes e Tochigno, arrangiato e diretto la cantante Giorgia nel suo debutto a Sanremo, ha partecipato per diversi anni come direttore d'orchestra al Festival di Sanremo ed ha diretto l'orchestra italiana di Renzo Arbore. Sono veramente orgogliosa, soprattutto perché ha un sorriso stupendo e vederselo in prima fila ti riempie il cuore di gioia, di chiamare qui con noi il maestro Gianfranco Lombardi. Accogliamolo con questo grandissimo applauso. Maestro, buonasera e benvenuto, è sempre un onore. Grazie, questo applauso continuo, scrosciante, lei ce lo merita tutto. Le lascio il microfono. Certo, saluti prima. Io so che lei li segue molto da vicino, quindi sarà sicuramente... Sono orgogliosissimo di dare un premio a questi maestri, perché meritano questo ed altro per la loro bravura, la loro perseveranza, la loro pazienza. Sono, insomma, non ci sono altre parole. Grazie mille, maestro. Allora, visto che abbiamo fatto tutti gli auguri possibili e tutti i complimenti possibili, io passerei proprio a conferire il premio che maestro Lombardi conferirà all'ente culturale Nicola Vigliotti nella figura del suo presidente Alfonso Guarino e all'orchestra Stabile Ars Nova Laurenzi. Questo è il premio istituzionale. Io passo a leggere la motivazione. All'ente culturale Nicola Vigliotti per le innumerevoli attività svolte in favore della cultura e della musica, per aver promosso e sostenuto la nascita dell'associazione musicale Ars Nova Laurenzi, con l'augurio che questo premio possa essere di buon auspicio per le future iniziative, anche nel ricordo della memoria di Monsignor Nicola Vigliotti, indimenticabile educatore, ricercatore e storico. Conferiamo il premio Anselmo Mattei che viene consegnato appunto nelle mani del presidente e ancora abbiamo tre targhe di merito che vanno al maestro Massimo Dorsi, al maestro Sara Santillo e ancora al presidente Alfonso Guarino. Prego con le targhe, consegnale pure. Ecco, ci sono le targhe per tutti. Innanzitutto questa cornice, poi l'anno scorso ho avuto il premio, io, è stata una sorpresa perché fino alla fine, però fino all'ultimo momento non sapevo di nulla, non sapevo che avrei avuto questo premio, lo sapevano tutti tranne io. E adesso invece sono orgoglioso di essere io a premiare un artista come il maestro Dorsi,
e tutta la sua orchestra, perché e oltretutto sono contento di collaborare con loro e arricchire il loro repertorio. Ne ho preparati i pezzi, vedrai, vedrai. Allora, grazie a tutti questi maestri, grazie al presidente, e il nostro augurio è che questo premio vi porti sempre tanta fortuna e vi porti sempre più in alto. Grazie.